Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Buongiorno, oggi è il 4 gennaio 2023, siamo presso il cimitero del Verano al muro del deportato. Come sempre l'ANED è impegnata alla celebrazione di questa data, che ricorda il 4 gennaio 1944, quando alcune persone furono prelevate dal carcere di Regina Coeli, portati alla stazione Tiburtina e deportati prima a Dachau per poi finire a Mauthausen. Siamo qui con il presidente Aldo Pavia, che adesso ci rilascerà una intervista. Grazie Aldo. Prego. Ma quello di trovarci al muro del deportato è una nostra ricorrenza ormai più che decennale, sono qualche decennio che tutti i 4 gennaio ci troviamo qua. Su questo muro ci sono moltissimi nomi, ma ne mancano altrettanti, dei deportati da Roma, che ebrei o politici, che non tornarono poi alle loro case. Roma, per quello che riguarda la deportazione, si richiama a tre date precise. Il 16 ottobre, noto come la razzia del ghetto, il grande rasternamento degli ebrei romani. Il 4 gennaio del 1944, quindi il 4 gennaio, per una deportazione essenzialmente di politici, a cui vennero aggiunti 13 ebrei che in quel momento si trovavano ristretti a Regina Coeli, che tra l'altro era il campo provinciale di detenzione degli ebrei. A Milano era San Vittore, a Roma era il carcere di Regina Coeli. E poi quella del 17 aprile del 1944, il grande rastrellamento della borgata del Quadraro. Questi sono tre momenti salienti dell'occupazione nazifascista di Roma. Nel trasporto del 4 gennaio vengono prelevati, rilasciati, ma solo come fatto amministrativo e non altro, dal carcere, un numero che ancora non sappiamo con precisione, perché ci sono documentazioni che si contraddicono. Dal carcere uscirono più di 330 persone. Secondo la questura di Roma ne partirono 292. Secondo una documentazione tedesca erano 330, mi pare, 320. Quindi sappiamo che ci fu una fuga durante il viaggio nei pressi di Bologna, San Giovanni in Persiceto. Non sappiamo quanti fuggirono, sappiamo tuttavia che uno venne ucciso dalle guardie. Si chiamava Fattori e la moglie fu una delle fondatrici poi dell'ANED a Roma.
e alla fine, dopo un breve soggiorno, chiamiamolo soggiorno, a Dachau, furono mandati poi a Mauthausen, dove appunto 257 vennero registrati e immatricolati. Nel trasporto dei politici c'erano figure, erano tutte importanti, ognuno era un uomo, era una vita, era una storia, aveva una famiglia, ma alcuni li ricordiamo più facilmente, tra questi Roberto Forti, che fu uno degli organizzatori della resistenza romana, catturato quando tornò, fu il fondatore a Roma appunto dell'ANED. Poi i due fratelli Valenzano, che erano due ufficiali dell'aeronautica ed erano i nipoti del generale Badoglio, il senatore D'Agostini, che era uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, e molti altri, tra cui io li ricordo con molto piacere, se si può essere piacere tornare a questi ricordi, i Collalti, padre e figlio. I Collalti avevano nascosto nella loro officina di ciclista parte delle armi la notte dell'8 settembre. I partigiani riuscirono a recuperare e nascosero in tre punti di Roma. Uno appunto era l'officina dei Collalti. Dei Collalti si ricorda in particolare, si ricordava Alberto Mieli, Pucchietto per gli ebrei, che ebbe modo di assistere alla punizione che le SS a Mauthausen inflissero ai Collalti. Il figlio fu costretto a percuotere il padre con le famose 25 randellate, bastonate sui reni. E siccome ovviamente il figlio cercava di non picchiare forte, il padre gli disse: oh, mena forte, sennò questi ci picchiano ancora di più. Tornarono tutti e due, ma molto messi male di salute, quindi non resistettero a lungo. Però l'ufficiale dei Collalti ancora oggi è meta, per chi conosce quelle storie, di passaggio per ricordare, non dico pellegrinaggio, ma di passaggio per ricordare quei fatti della resistenza romana. Tra gli ebrei uno, giovane, giovanissimo, riuscì a fuggire, purtroppo tornò a Roma, dico purtroppo perché tornando a Roma fu arrestato di nuovo e finì poi per lasciare la vita in Auschwitz Birkenau. Questa è una pagina fondamentale della storia dell'occupazione nazifascista di Roma e della resistenza romana. Tra questi politici e questo trasporto, alcuni furono presi per la strada, perché l'ordine dei nazisti era che 200 maschi dovevano essere arrestati e deportati. E quindi la questura di Roma si diede da fare con grande impegno per arrestarne quanti più possibile. Si pensi che solo il giorno di Natale, il 25 dicembre 1943, la polizia italiana arrestò, che poi la polizia africana italiana poi arrestò 120 persone, andando come? O per le strade, catturando uomini, o addirittura presero il casellario, no? Tutti quelli che erano compresi nel casellario della polizia, quindi perché antifascisti, perché comunisti, oppure semplicemente perché erano sospettati di simpatie per la resistenza e quindi arrestati. Questa è la storia di questo trasporto. Noi lo ricordiamo e devo dire che oggi è particolarmente importante ricordarlo, perché sentiamo nell'aria parole, vediamo atti, atteggiamenti di qualcuno che si ricollega a quegli anni e a quei fatti, ovviamente non dalla parte degli antifascisti, ma dall'altra, ricordando come l'identità fosse quella, come in fin dei conti il fascismo fece cose buone. E queste sono qualcosa, vorrei ricordare anche
che altri 700 ebrei furono catturati dopo il 16 ottobre, la maggior parte arrestati dai fascisti su delazione e tutti portati alla Regina Celi, poi alla Regina Celi a Fosso e poi ad Auschwitz-Birkenau per la maggioranza. Quindi ricordare, sì, ricordare per costruire la memoria. La memoria è conoscenza. Se io conosco i fatti, posso riconoscere i segnali di qualche cosa di non accettabile che viene avanti e di momenti molto drammatici in cui mi potrei ritrovare coinvolto, sia come persona, sia come gruppo sociale, per le mie idee in particolare, o addirittura perché appartenente a un gruppo ritenuto. Abbiamo detto che mi mancano molti nomi e l'attenzione sul completamento di questo muro lo si deve anche molto a Grazia Di Veroli, familiare di deportati ebrei, che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato, ma che ha ricostruito le vicende di molti nomi che qui verranno messi. A questi poi devo aggiungere anche l'impegno di Andrea Di Veroli, che ha portato, lui dice non ancora a termine, ma diciamo a un buon punto, la ricerca per far sì che i nomi appaiano tutti su questo muro. E qui mi richiamo alla cultura ebraica. Perché sono importanti questi nomi? Perché la cultura ebraica dice che una persona è veramente dimenticata quando nessuno ricorda il suo nome. Bene, qui li ricordiamo tutti. Le dor vador, di generazione in generazione. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.